tutte le persone che stanno attorno al FIOF sembra di stare in famiglia. Sono veramente delle persone squisite. La mia vocazione è quella di raccontare storie, perciò ho scelto proprio il reportage come stile di fotografia. Diciamo che il reportage è una cosa che ti nasce dall'interno, da dentro, non è che puoi improvvisare. Se lo possiedi all'interno, allora puoi esternare questo tuo modo di, questo stile di fotografare, modo di fotografare. Mirella, alle tue spalle c'è uno dei tuoi lavori da performer. Sì, ho realizzato un video che riprende alcune delle fotografie che ho anche esposto qui come autoritratti. Ho realizzato questo video portando avanti l'idea, un concetto fondamentale, quella di doppelganger, che è appunto un termine tedesco che sta ad indicare il doppio che se ne va. Quindi in qualche modo questo lavoro ha avuto una funzione per me, una funzione particolare, quella di appunto di liberarmi in qualche modo dal passato e utilizzare la fotografia per raccontarmi in qualche modo, raccontarmi in modo nuovo, in modo cercando appunto di esprimere le mie emozioni, cosa che magari mi risulta più difficile fare a voce, quindi utilizzare l'immagine per farlo. Che all'ombre te lo desvela. Una pena straordinaria. Come el ave solitaria. Questa è la mia prima volta, in effetti, a Barletta. E sono rimasto sorpreso in modo positivo, perché ho notato subito dai primi istanti che questa è una città aperta all'arte. Si respira un ambiente stimolante. Il concetto è quello di essere comunque aperti a forme d'arte come la fotografia, ecco. A mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda.